Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parliamo di Knuckles, la prima serie spin-off tratta dall'universo cinematografico in live action di Sonic, che vedrà il terzo capitolo in uscita a dicembre di quest'anno, il trailer fra qualche giorno, in teoria. Questi 6 episodi dalla durata media di 25 minuti sono arrivati qualche giorno fa su Paramount Plus in binge, e quindi gli ho dato una possibilità. Premetto sinceramente che mi ero dimenticato totalmente che dovesse uscire una serie su Knuckles. A me il primo film di Sonic è anche piaciuto, sicuramente uno dei pregi è Jim Carrey, per quanto mi riguarda. Il secondo mi era piaciuto molto meno, anzi forse non mi era neanche così tanto piaciuto, l'ho visto solamente un paio di volte, una al cinema e poi una a casa. Comunque il mio pensiero non è cambiato assolutamente da allora, quindi trovate la recensione su questo canale o qui nelle schede. E passando a parlare di Knuckles, devo dire che appunto non è che la attendessi così tanto, perché il personaggio è stato introdotto nel secondo film, che appunto, ripeto, non mi era piaciuto tantissimo, ma credo che comunque fosse anche uno dei pregi di quel film. Questa serie si colloca perfettamente tra il secondo film e il terzo, che appunto arriverà quest'anno, e credo veramente sia un prodotto in più, qualcosa che non verrà nemmeno citata all'interno del terzo capitolo, se non magari un occhiolino a chi l'ha vista. Non è che succedano cose importanti per la canonicità di questa saga cinematografica. Partiamo però dai pregi di questa miniserie, credo. Non penso arriverà una seconda stagione. In primis sono 6 episodi appunto dalla durata di 25 minuti, un po' una comedy, possiamo dire un action comedy, e scorrono in modo molto veloce, comunque si possono vedere in 3 ore più o meno. E non stiamo parlando sicuramente di chissà che grandissimo prodotto, ma un episodio tira l'altro. Devo dire che mi ha ricordato tantissimo una versione più infantile e bambinesca di, non lo so, un Ted, questa dinamica, l'orsacchiotto, comunque il mostriciattolo e l'umano, che è una cosa che comunque era presente anche un po' in Sonic, ma qui ho visto questa caratteristica un po' più marcata. Credo che il pregio maggiore per questo Knuckles sia la CGI, che è assolutamente ai livelli dei film, se non anche superiore alle volte se lo mettiamo al pari con il secondo, però adesso non so quanto fosse il budget di produzione, lo avranno speso sicuramente quasi tutto per la CGI e per Idris Elba, perché manca il... non ricordo adesso neanche come si chiami il personaggio, ma quello interpretato da James Marsden, il papà di Sonic, Tails e Knuckles. Però appunto avere Idris Elba nel cast vocale, poi c'è appunto il doppiatore di Sonic, c'è anche Christopher Lloyd che fa un piccolo ruolo, avere anche possibilmente James Marsden che ha un cachet leggermente maggiore in confronto agli attori umani che sono comparsi in questa serie, era forse chiedere un po' troppo, come chiedere un po' troppo anche soprattutto la presenza di Jim Carrey, perché sì, il personaggio sicuramente tornerà nel terzo film, farlo comparire in questa Knuckles non avrebbe chissà avuto quanto senso, perché alla fine è totalmente un'altra storia, ma se proprio vogliamo non far comparire il dottor Eggman, non mettiamo la copia del discount dello stesso personaggio, perché sì, c'è lo stesso personaggio, solo con un altro attore, un'altra presenza, ma è letteralmente lo stesso personaggio, con una piccola scusa che lo collega ad Eggman. Ma no, non mettete quel personaggio, quel ruolo, anche perché è messo in un contesto finale dell'ultimo episodio che mi ha ricordato totalmente il finale del primo film. Ho visto di nuovo il finale di Sonic. Totalmente identico anche nelle dinamiche, in cosa succede, nella sequenza delle cose che succedono, solo che appunto sono personaggi diversi. Ho rivisto Sonic in un altro universo. E ok, sì, potrebbe anche starci, ma avrebbero potuto fare qualcosa di leggermente diverso. La serie prova tante volte a far ridere, qualche volta ci riesce, ci sono tantissime battute per i bambini, qualche battuta molto infantile, altre un po' più adulte che mi hanno fatto effettivamente sorridere, quindi sotto questo punto di vista un 50-50 sulla promozione della comicità. Non mi ha fatto impazzire così tanto il personaggio umano che sostituisce James Marsden, non nello stesso ruolo però, avete capito, è il collega tra l'altro di quel personaggio che compare anche nei due film, Wade se non sbaglio, ecco per esempio i nomi non mi sono rimasti in testa. Tra l'altro il suo background portato sullo schermo negli ultimi due episodi forse ha alzato un po' troppo la sospensione dell'incredulità. Ok, siamo in un universo in cui c'è un riccio blu, un echidna rosso, una volpe gialla con due code, un pazzo che è praticamente Jim Carrey anche nella realtà, ma c'è un personaggio soprattutto nel finale, che possiamo indicare anche come un mezzo villain, che è probabilmente un po' troppo ridicolo e surreale per il contesto. In un universo in cui ci sono appunto quegli animali che corrono veloce, hanno la super forza e volano. Detto questo, comunque, non solo la CGI è un punto a favore di questa serie, perché anche se è un altro pregio collegato alla CGI,
Le scene d'azione sono realizzate veramente molto bene. Adesso non ricordo in quale episodio, ma c'è un piano sequenza panoramico in una cucina, scena che mi è piaciuta davvero tanto. Poi ce ne sono di altre di scene d'azione ben realizzate, non solo sotto il punto di vista di CGI, ma anche proprio di ciò che succede, le coreografie dei combattimenti. No, sì, senza virgolette, combattimenti. Tantissime le citazioni alla cultura pop, alcune riuscite, altre forse un po' di troppo. Io non sono un fan di Sonic a livello videoludico, quindi non saprei assolutamente esaltarmi per le reference ai giochi o individuarle anche in generale, quindi non su questo punto sono carente. Credo che in Sonic 3 tutti dimenticheranno gli eventi di questa serie, penso che non avrà chissà che grande predominanza nella narrazione, forse Knuckles e Wade avranno un certo feeling maggiore che non tutti per forza capiranno, avendo visto solo i due film, che poi in realtà non è che ci sia chissà quanto da capire, magari hanno fatto amicizia così off screen. Non è una serie da vedere per forza per capire il prossimo film, questo voglio dire. Ma se volete comunque divertirvi, passare queste 3 ore e 20 più o meno a sorridere, per lo più, e vedere delle buone scene d'azione realizzate anche bene, potete tranquillamente dare un'occhiata a Knuckles. Ma ragazzi, prima di chiudere vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti, tra i miei social, il link di Pumpling, codice il pensiero 4 per avere un paio di calze gratis a scelta, e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao!